Oggi, 17 gennaio, riprende il cammino del tempo ordinario con la seconda domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica, il Vangelo di Giovanni, è caratterizzato da una progressione in ogni significativo gioco di sguardi. Tutto si apre con Gesù che passa in mezzo alla folla numerosa che contorna il Battista. Chi potrebbe farci caso? Ma Giovanni Battista non è un uomo qualunque, distratto dalla massa e dalle apparenze. È invece capace di fissare lo sguardo su di lui e di riconoscere il mistero di questa persona straordinaria che è Gesù. Per questo dice: «Ecco l'agnello di Dio». Il primo messaggio che ci giunge da questo Vangelo è un invito all'attenzione. Il Signore passa. Il Signore può passarci a fianco nelle situazioni ed esperienze della vita. Sta a noi imparare ad aguzzare la vista, a fissare lo sguardo su di Lui per riconoscerlo. Che non ci capiti, nel giorno del giudizio, di sentirci dire: ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo e tu non ti sei neppure accorto di me. Ma lo sguardo del Battista va oltre le apparenze. Non solo riconosce Gesù, ma riconosce in lui l'inviato di Dio, l'agnello che prende su di sé il peccato del mondo per farsene carico. Quando il Signore passa nella nostra vita, non lo fa mai senza un chiaro progetto di salvezza. Quando la luce viene nel mondo, viene per illuminare. Sta a noi avere occhi capaci di riconoscere la salvezza che passa, la promessa che ci viene offerta. Non solo il Battista si dimostra pronto a questo appuntamento. I due discepoli dimostrano un'altra caratteristica fondamentale del vero credente: la capacità di ascolto. In mezzo al vociare di tanti, odono le parole del Battista e danno loro ascolto. Cosa vuol dire ascoltare? Dice la tradizione dei padri del deserto che ascolta veramente solo chi si mette in cammino dietro la parola che ha udita. E così fanno i due, che si lasciano trovare dallo sguardo di Gesù e confessano con candore il loro desiderio. Maestro, vogliamo sapere dove abiti. Non è solo la curiosità che li ha spinti a seguirlo, è il desiderio di iniziare a vivere con lui. Un'intimità della quale non sanno ancora nulla in verità, ma il loro cuore ha già compreso molto più che le loro menti. Solo molti secoli dopo Pascal parlerà di quelle ragioni del cuore che la mente fatica a comprendere, riesce solo dopo un po' a riconoscere. I loro orecchi aperti all'ascolto hanno aperto i loro occhi alla contemplazione. Cosa videro di tanto particolare da convincerli? Il Vangelo non lo dice. Sappiamo solo che quell'incontro fu indimenticabile, fissato nell'orologio della loro storia personale ed in quello della salvezza universale. L'incontro con Dio, quando è vero, è sempre unico. È uno scambio di sguardi che resta indelebile. Giovanni fissa lo sguardo su Gesù e lo indica come agnello di Dio. Con l'aiuto del Battista, i due discepoli sono aiutati loro stessi a fissare lo sguardo, a penetrare in profondità, a scandagliare per penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Cristo, come dice Paolo ai Colossesi.
Conoscono così le qualità del Messia e sanno che deve inaugurare la liberazione definitiva in quanto agnello pasquale. Gesù, infine, fissa lo sguardo su Pietro, pronuncia il suo nome, ma guarda ben oltre quello che tutti vedono. Oltre Simone, lo sguardo profetico di Gesù già vede Pietro. Colui che credeva di guardare, di valutare, di comprendere, cioè Simone, si trova guardato, valutato e compreso molto più di quanto potesse immaginare. È normale che accada questo quando incontriamo il Signore. Conoscerlo è conoscerci, in una misura nuova, inaspettata, ma sicuramente più vera.